Solo tre punti separano le due formazioni quest'oggi, Real Quadrifoglio e Littoriana Futsal in classifica, frutto di ben quattro vittorie dall'inizio del campionato per la formazione di Graziano Maracino, ben tre invece in tre partite giocate appunto per la formazione pontina del tecnico Micheloni Pierluigi. Si affrontano quest'oggi per la quinta giornata qui al palazzetto di San Valentino nel campionato provinciale di Serie D. Più cordiale buonasera vi giunge dalla voce di Daniele Porcelli, ricordando che per quanto riguarda le riprese esterne sono affidate a Gianfranco Marceddu. Risponde la Littoriana da sinistra verso destra con Grassia tra i pali, intanto è partito il match, poi c'è Venturiero, palla in mezzo e prova proprio Cardinali. Possibilità per la Littoriana, esce molto bene adesso San Germano, avanza Perez sulla zona centrale del campo, prova con il destro a servire Ponzo, il palo che dice di no sulla battuta del capitano Real Quadrifoglio. Ponzo per il tiro, ribattuto, si capovolge l'azione con Cardinali e c'è rizzato. C'è Perez sul pallone, sulla destra, non trova spazio, apre per San Germano dalla parte opposta, ancora Perez, la finta, prova la soluzione, palla che sibila il palo, arriva dalle parti dove c'è Ponzo, al centro c'è Venturiero, distende Ranieri, il tiro, San Germano che apre subito, sulla destra c'è Perez, avanza, si accentra poi il tiro, pericoloso. Nulla di fatto, ancora Ponzo, il tiro, ci mette le mani, Grassia di destra ha la possibilità di dare a sinistra per Ponzo che carica il tiro, San Germano prova anche lui, il tiro che vale il gol del vantaggio del Real Quadrifoglio, una fiondata, forse non ha visto neanche partire Grassia. San Germano, Montalto all'indietro, Venturiero si fa strappare il pallone da Ponzo, una serie di finte e poi la palla che finisce fuori, si distende Grassia, poi fa ripartire Venturiero dal centro, il palo di Venturiero, Perez prova e ben appostato Ponzo sulla ribattuta, palla che sfugge a Grassia, la mette dentro Capitan Ponzo ed è 2-0 Real Quadrifoglio. In mezzo Soldà prova la soluzione a calciare cercando di ingannare Rizzato, cerca di farsi vedere Fofanà, invece è Venturiero e la ribattuta da parte di Rizzato, deciso, cerca lo spazio, poi riesce a metterla in mezzo, la deviazione, Fofana in mezzo, così come meglio pensa Pupatello, c'è una deviazione, Pizzoli, Fofana tocca morbido per il tiro, toccando morbido prima su Iannella, gli restituisce il pallone, la mette in mezzo e Fofana fa tris in mezzo, poi il tiro di Pizzoli, subito il capovolgimento di fronte della Littoriana con il palo che non dà gioia a Ranieri. Fofana all'indietro, Perez la mette giù, carica il tiro e c'è Ranieri prima che possa arrivare Fofana. Fofana, Iannella, 4-0 di prima intenzione, gira a rete, non lascia scampo, si libera Ponzo, scivola Cardinali, prova Montalto, c'è una deviazione, c'è calcio d'angolo mentre resta a terra Venturiero, al suo posto Capitan Pupatello, Montalto all'indietro, Soldà prova la conclusione a sinistra ostacolato da Iannella, prova anche la conclusione, palla che assume una deviazione strana, Cardinali mette movimento, Rizzato, anzi Soldà, Rizzato vola ma non prende il pallone, va via Pupatello, ancora il duello si accende tra i due ma finora ha prevalso quello di Perez. Fofana in mezzo per il piattone di Mariano Iannella
ed è 5-0 Real Quadrifoglio. Portas la spedisce in mezzo, Iannella, c'è Fofana con il piattone, la mette fuori di poco con le mani, Soldà ferma il pallone, lo mette in mezzo come può e poi svirgola Cipriani. Iannella, scambio con Fofana, perfetto verso Iannella, esce Grassia, Pizzoli al volo, solo l'incrocio gli dice di no, da terra gioca il pallone Venturiero, rizzato però c'è, va via Soldà, inizia a salire, poi serve per Zini, scalchi il tiro sporcato dalla deviazione di Grassia che mette in movimento Venturiero, diagonale Venturiero, Ranieri, e il tiro di Ranieri finisce all'angolino basso per il gol, l'ultimo però a toccare è Siniscalchi commettendo tra l'altro anche fallo, poi la va a recuperare con Pozzo, Siniscalchi la mette in fondo al sacco per il 6-1 del Real Quadrifoglio. San Germano se ne va verso il centro, ma arriva il triplice fischio del signor Luigi Michele della sezione di Frosinone a comandare la fine delle ostilità. Il Real Quadrifoglio, quinta vittoria stagionale, resta al comando della classifica in battuta, fermando la corsa della Littoriana. 6-1 il risultato finale in favore dei biancocelesti.